Gio formaggio. Nel mirino, parole crudeli che incitano all'odio. Ancora una volta, il consigliere veneto di Fratelli d'Italia è finito al centro della scena per le parole poco felici utilizzate durante un dibattito. L'uomo, noto per essere il sindaco di Abuzzano, è spesso criticato per le sue parole. Questo perché è solito esprimere dei concetti che risultano essere arcaici e primitivi, oltre che del tutto sprovvisti di senso. Nelle ultime ore l'uomo avrebbe pronunciato una frase davvero infelice. Ha infatti dichiarato che vorrebbe vedere una maggioranza di cittadini bianchi tra gli abitanti del Veneto. Ha poi aggiunto come molti condividano con lui questa ideologia, anche se sono pochi quelli che riescono ad esprimerla. Una frase di questo tipo non poteva di certo passare inosservata, motivo per cui è finita al centro della scena nel giro di pochi secondi. Formaggio ha quindi raccontato un evento che gli si sarebbe presentato qualche giorno fa. Il consigliere ha raccontato di essersi trovato in una delle strade più frequentate di Vicenza e di essersi reso conto di essere l'unico italiano nei paraggi. L'Italia non si deve trasformare in una seconda Africa, in quanto i cittadini bianchi devono prevaricare su quelli scuri. Il politico ha poi continuato dicendo di smettere di incentivare l'arrivo di nuovi migranti in quanto questi rappresentano un notevole costo per tutti gli italiani. Questo pensiero sarebbe diffuso nella maggior parte degli italiani e troverebbe appoggio in merito alla presenza di extracomunitari, rom, gente di colore e perfino di etnie diverse. Tutte le affermazioni di Gio Formaggio hanno quindi attirato l'attenzione dei media e degli altri partiti politici. Tra questi è insorto il PD, il quale, tramite Andrea Zanoni, ha fatto capire come intenda definire questo tipo di attacco come razzista. Il PD ha quindi richiesto l'intervento di Giorgia Meloni, la quale dovrebbe bloccare comportamenti di questo tipo. Formaggio è poi intervenuto sulla questione, dichiarando di aver fatto queste affermazioni ricorrendo alla provocazione. L'uomo ha dichiarato di aver espresso un'opinione condivisa, ma che questa non possa in alcun modo intaccare le sue qualità di consigliere regionale. Il politico ha poi fatto sapere di non essere razzista in quanto avrebbe diversi amici provenienti dai vari paesi. Ha però voluto sottolineare come i migranti stiano continuando ad arrivare in Italia e di come tutto questo graverà sull'economia del paese. Del resto non è nemmeno la prima volta in cui Formaggio finisce al centro della scena. Qualche anno fa è stato condannato per incitamento all'odio razziale, tanto da dover corrispondere un risarcimento al seguito delle sue frasi razziste. Il quel frangente era stato perfino sospeso dal Consiglio regionale e dal partito. Lo stesso avrebbe poi fatto delle affermazioni che avrebbero urtato la sensibilità di moltissime persone. Secondo voi le parole pronunciate da Gio Formaggio sono innocue anche se spinte, oppure l'uomo potrà essere accusato di incitamento all'odio e frasi razziste ancora una volta? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.